Eccoci tornati su Ark. Ha praticamente appena finito il download. È uscita praticamente una patch che, mamma mia, è stato qualcosa di incredibile. Per un attimo ho detto, ecco, speriamo che non succeda niente di strano. Allora, vediamo un attimino. È giusto dare un'occhiata. Aiuto, quante robe strane qua. Esatto, FPS fantastico, stiamo comunque fissi a 60, il che va bene anche così. Tra l'altro l'impostazione è quella delle nuvole. Facciamo che per il momento proviamo senza. Io c'ho sempre sto lupo che mi si bugga, tipo. Cioè se sto lontano va a cambiare la testa. Se sto vicino invece no. Vabbè, va a capire. A parte questo nulla, off camera non sono praticamente riuscito a fare nulla perché come vi ho detto... Sono state praticamente 2 ore da download, cioè nel senso download e installazione. Poi praticamente a un certo punto si era bloccata l'installazione, o meglio, pensavo che si era bloccata, era fissa al 2%. A un certo punto, puff, provo a riavviare Steam perché ovviamente non sono una persona furba e nulla. Praticamente ho dovuto riscaricare. Quindi sostanzialmente le ultime 5 ore sono state passate a scaricare Ark di nuovo. Perché non so come mai, perché, come, quando, ma... Ma praticamente ho fatto riscaricare tutto il gioco. Non soltanto la patch. Quindi... Ok, cose strane. Allora, vediamo un attimino. Per quanto riguarda oggi, mi piacerebbe finire almeno l'armatura de pelliccia. Però allo stesso tempo vorrei anche addomesticare un volatile. E un'altra cosa da non sottovalutato, tocca capire un attimo dove si trova l'olio, perché sembra scontato. Ma in realtà hanno praticamente cambiato la location delle varie risorse. Cioè praticamente sta zona qui, su Ark tra virgolette normale, non la remastered, cioè c'è tipo pieno d'olio. Pienissimo. Qua davanti, solo che qui non ce n'è nemmeno un po'. Andà praticamente in alto a destra. Non so se riesco. Prima o poi capirò come funziona sta mappa. Anzi, se magari voi lo sapete, ma potete dire nei commenti come faccio a spostare la mappa. Tipo che non vedo soltanto la parte dove siamo, ma sostanzialmente tutta la mappa. Perché così è un pochettino scomodo. Allora, vediamo un attimo. Un po' indeciso sul da farsi. Ricapitolando, ci serve l'olio, un volatile, potenzialmente un argentavis sarebbe meglio, così possiamo portare le creature da un punto all'altro, almeno quelle di piccole dimensioni. Poi per quanto riguarda invece il Quetzal, lì saranno veramente grandi grandi risate, perché in due è abbastanza semplice, ok? In solo, diciamo, è un po' più complicato. O si prende tipo l'Argentavis con lo scorpione e... Cioè, scusate, lo scorpione con l'Argentavis. Era un po' strano, al contrario. E nulla. E lasciamo colpire lo scorpione al Quetzal. O altrimenti, un'altra opzione, quella un po' più che richiede pazienza, coi dardi elettrici, sperando che ci sono. Ci sono i dardi elettrici, vero? In teoria sì. Praticamente con i dardi elettrici cerchiamo di addormentare un Quetzal di livello basso. A quel Quetzal poi gli facciamo la piattaforma, costruiamo la struttura in paglia e cerchiamo di ingabbiare un Quetzal di livello alto. Ovviamente qua il metallo non c'è. Sto cosino quasi quasi, guarda. Mamma mia, è tipo altissimo l'audio. Non so perché, però non ce lo fa mangiare. Allora, dicevamo, un Argentavis. Non so se è andato tipo di là o da quell'altro lato. Sapete che mi ispira un pochettino di più quest'altro lato. No, fantastico, un trilobite, vieni qui. Grande così. 5 di petrolio, che può sembrare poco, ma attualmente è meglio di niente.
un certo punto poi col Fabricator sarebbe anche bello, fa magari la bombola da sub e la maschera, no? Allora, vediamo un attimo. Argentavis. Faccio a vederla questa. Livello 45. Invece la tigre 55. Ok. Quella lì, livello 20. No. Livello 20. Poi diciamo che Dedino livello 20-50 ne spawnano un sacco. Probabilmente a livello dei comandi si potrebbe anche sistemare la cosa, ma preferirei evitare di far danni, la verità. Livello 10. Tra l'altro non abbiamo nemmeno tantissima vita con lupo, la verità. Questo isolotto, tipo, devo dire, è abbastanza carino. Ecco, magari anche una lontra non sarebbe male, la verità. Così almeno ci dà un bel po' di isolamento termico, no? Anche se quasi quasi ci potremmo tipo avviare. No, sono troppi. Un lupo contro quanti cavolo erano. Vorrei vedere i livelli. Quello mi sa che era a livello alto. Il problema è che non ce la faccio a vedere. Oh cavolo! È troppa roba dietro. No, no, aspetta, sta calma. Se ne può parlare. 65. Sì e no. Tu invece livello 10. Ma lasci in pace, per favore. Cioè, che cavolo. No. Vorrei vedere che livello è quel lupo. 45, ok. No, via. Vediamo un po'. 20, 145 femmina, cavolo. No, raga, quello va preso. Aspettate un attimo. Allora. Questo è quello a livello basso. Spero che ce la facciamo, la verità. 145 femmina è pazzesco, tipo. Cioè, nel senso, il nostro pure è maschio. 145, quindi non male. Se riuscissimo soltanto ad addormentarla. Ma sa che si è offeso. Riuscissimo a farci seguire. Ma che cavolo? No, il Daidonte va tolto. Qua è un po' un casino però. C'è veramente troppa roba. Toccherebbe togli di mezzo quello livello basso. Anche se è più facile a dirsi che a farsi. Allora. Aspetta, che casino però. Ma sa che ci conviene andare a piedi, sapete?
Allora, con calma. Quello più ferito è quello di livello basso. Tocca fare un attimino un paio di bola. Faccio tipo 10. Poi abbiamo l'arco e quest'ora ci servirà. Frecce normali. Ce ne abbiamo. Sì, fantastico. Però praticamente tocca tirare la bolla a tutte e due. E nulla. Poi sperare di riuscire. In teoria ce l'ha fatta tankarlo, vero? Che cavolo di casino. Per favore comincia a scappare. Altrimenti la vedo critica. Non so quanto ha perso di taming, ma un casino, tipo. Troppo ha pigliato danno dalla staccionata, cavolo. Cavolo, disastro. Ecco, quelle staccionate, invece che darci una mano, hanno peggiorato il tutto. C'ha pochissima vita, non posso nemmeno aspettare che si sveglia di nuovo. La cosa che si può fare sicuramente per tipo una frazione di secondo si è visto un piccolo Paki che purtroppo tocca killare per fare la carne. Se non se lo sono magnato già. Sapete che Masa non c'è più? Cavolo. Quello lì ci avrebbe fatto comodo. Aspettate un attimo. Accesa lì. Un po' di carne pregiato. Dai. Ok, ora è il caso di correre. Via. Sto povero lupo non c'ha veramente niente di vita. Ma pochissima, tipo. No, il piranha no. Per favore, no. Per favore, no. Allora. Carne pregiata. Ho sbagliato. Veloce, veloce. Quanti livelli ha perso? Cavolo, raga. Ha perso un casino di livelli. 70% dell'efficacia. Peccato che era anche alto come danno. Cioè, 245 di base non era per niente male. Niente, purtroppo è andata così. Allora, ti diamo un altro paio di livelli. Un po' di carne ce la recuperiamo. Invece per quanto riguarda quell'Argentavis, tipo. Livello 45, quasi quasi. Visto che non è altissimo di livello, si potrebbe anche provare ad addomesticare da terra, senza fare la gabbia. Livello 80. No, vabbè, dai, aspettiamo un attimino per quanto riguarda il lupo. Così ci facciamo i cuccioli, no? Sta barricata. Facciamo che la metto tipo qui, ma. A parte fa danni, diciamo che non è stata troppo utile, la verità, no? A parte quello, col metallo, come siamo messi? Malissimo. Non male, malissimo. Allora, questa si piglia, questa si lascia.
cose qui mi piacerebbe ripararle, tipo. Grande così. Questa ce la teniamo noi. Purtroppo tocca accontentarci, nel senso. Non lo possiamo svegliare più. C'è veramente poca vita. Però comunque almeno così possiamo farcela a coppia. Diciamo, non sarebbe proprio male come cosa. A parte questo, se ci fosse qualche altro drill o bit da queste parti, non sarebbe male come cosa, sapete? Tanto vorrei provare un attimo ad andare sott'acqua, per vedere se magari si vede un po' di petrolio, no? Spero che con la maschera poi si vede qualcosina in più. Questo sasso è strano. No, è semplicemente una pietra. Purtroppo trovare il petrolio, diciamo che è un po' un problema, nel senso. E nulla. Aspettiamo un attimino che si addomestica il lupo e poi ce li facciamo accoppiare. Allora, il lupo si è addomesticato, fantastico. Tra l'altro, quanti livelli in danno c'hai? È più o meno lo stesso. Purtroppo ho perso un casino, cavolo, con la barricata. Allora, lasciamo un attimo queste cose qui. E a sto punto vorrei un attimino far accoppiare. Fischio passivo. Allora, comportamento, build accoppiamento. Comportamento, build accoppiamento. Così almeno diciamo. Il cucciolo col 30% di danno in più e 30% di riduzione di danno non sarebbe per niente male, nel senso. Per quanto riguarda la vita di questi due, 1800. E questo qui purtroppo non mi ricordo quanta vita c'aveva. Andrebbero fatte le cartelle. Cioè, tipo all'inizio, quando non utilizzavo lo Spyglass, no? Per quanto riguarda fargli pigliare le stat. Aidin ovviamente senza imprinting. Creavo tipo la cartella. Questo non lo so. C'ha 305 da danno. 305 damage. La vita quant'è? 1800. 1848 HP. Esempio. E almeno così diciamo. Anche senza sapere quanti livelli ci avessero. Su quella statistica. Diciamo così, il cucciolo appena nasce, si vede se ha preso quella statistica che stava da cercare, quella più alta oppure no. Allora, vediamo un attimino. Ho praticamente cliccato soltanto sul per 2 di raccolta, per 3 di timing e basta nelle impostazioni. Quindi in realtà, a parte, come si dice, l'impostazione giocatore singolo. Non ho toccato nient'altro, cioè nel senso, quindi vediamo un attimino ora poi cresce poi quanto ci mette. Più che altro quando ci mette anche a darci il cuccioletto, nel senso. Al massimo poi nel frattempo vado a fare un pochettino di legno. Che poi a un certo punto qua andrebbe anche ampliato. O almeno attorno alla casetta, che altrimenti, insomma, un casino. Vediamo un po'. Ok, 5 minuti. Si può fare. Allora, salvataggio tattico. Non si sa mai. E nulla, ci vediamo tra 5 minuti. Nel frattempo vado a fare un po' di legno. Così vediamo anche a un certo punto se possiamo barricarci un pochettino meglio su st'isolotto. Allora, probabilmente a sto punto il cucciolo dovrebbe essere quasi nato. Raga, è l'altro lupo? Ma che cavolo? No, eh.
Ma che cavolo! Non ci credo, una tigre. Cioè, stava a fregare il lupo. Cioè, ma vi rendete conto? Ma quanta sfortuna bisogna avere? Mamma mia, questa non c'ha vita. What? Ma come ti viene? Cioè, come ti viene? Ma raga, qua tocca veramente sistemarli per bene a questo. No, finì malissimo. Quella cavolo di tigre. No, veramente assurdo. Allora, pigliamo un attimo la carne. No, non ci posso pensare. Ci è mancato poco o perdevamo il guacchiotto? Allora, vieni un po' più avanti. Speriamo di riuscire a fare imprinting. Allora, quanto danno c'è? 323 di base. Però, cuccioli volanti. No, ok. Sistemato. Allora, vuole le coccole tra 20 minuti. Ma già, facciamo fare l'imprinting, scusate. Tocca sistemare per quanto riguarda il tempo in cui richiede le coccole. Io purtroppo sono l'imprinting, non ce la facciamo a farlo. Io ho sempre paura di quella tigre comunque. Che diciamo, insomma, stava a fa un danno non da poco. Allora, un po' di risorse ce l'abbiamo. Quindi l'anchilo si difende più che bene. La verità. C'è anche un casino di vita. A sto punto ci conviene che portiamo i lupi qua dentro. Anche se è un pochettino basso il tetto. Allora, tornate un attimo qui. Ci entreranno tutte e due. Poi sicuramente tocca sistema meglio. Più che altro per fa pietra ci vorrebbe un dedicuro. La verità. Allora. E io come escort? Un genio. Tipo così. Allora. È provvisorio, mi dispiace l'ubacchiotto, è stato un po' stretto, però cercate di capire, con tutte le cose brutte che passano da qui e cercano di far va a festa, insomma, direi che per il momento voi dovete accontentare, appena possibile, poi ampliamo. Quindi nulla, direi che per oggi è tutto, episodio abbastanza tranquillo, purtroppo ci sono voluto un sacco di ore per quanto riguarda l'installazione del file, eccetera, eccetera, quindi purtroppo non possiamo fare un episodio più lungo. A parte questo, cerco comunque di farmare qualcosina. E nel prossimo episodio magari ci spostiamo o con il lupo alla ricerca di un Argentavis a livello alto. Oppure un'altra cosa che si potrebbe fare è andare praticamente in alto a destra alla ricerca di qualche pterone. L'unica cosa che per andare lì toccherebbe utilizzare la zattera. Andando col lupo, altrimenti al ritorno diventa veramente complicata la cosa. Quindi nulla. Direi che per oggi è tutto. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!